L'ambulanza era partita da sotto il balcone al quarto piano della signora Agnisci. Via Taranto, Corso Italia, Piazza 20 Settembre, Corso Messapia. Alcune centinaia di metri ed era già sotto il nostro di balcone. Procedeva veloce, in discesa, strappandomi la vita di dosso come io mi strappavo la pelle dalle dita. La inseguì con lo sguardo fino a che non scomparve, oltre l'entrata dell'ospedale. Poi chiamammo mia madre, senza darle troppe spiegazioni. Fu mio nonno ad andarla a prendere dalla signora conserva. In un modo o nell'altro si diressero in ospedale. Poi risalirono la strada verso casa. Ai lati della via, i vicini al loro passaggio si tappavano la bocca. Quando arrivarono, mia madre si reggeva a lui, o meglio, il nonno la stringeva a sé avvolgendola nel cappotto come una bambola di pezza. Io, inebetito, attendevo come un fesso sul portone, mangiandomi le dita. E mangiandomi le dita ho atteso il suo ritorno per 20 anni, fino a che quell'anima amara di mio padre non bussò disperatamente e tanto forte da farsi sentire. Tante volte avevo cercato di stanarlo dall'oblio, tante altre avevo eluso la sua richiesta di attenzione. Lui si presentava nel sogno come se quel giorno non avesse buttato il suo cuore fra le stelle, come se non fosse mai andato via. Non ho mai visto il suo viso privo di vita. La bara arrivò in casa perfettamente sigillata. Poteva esserci chiunque, chiuso in quelle quattro assi. Un errore, uno scambio. Non ho mai davvero escluso che potesse tornare. Morto mio nonno, unico testimone del suo volto sfigurato, non esisteva più alcun argine alle mie fantasie sul ritorno. Credevo fermamente che mio padre non se ne fosse mai andato. E se chiudevo gli occhi, lui era lì, identico a com'era prima del volo, ma faticava a inserirsi in una vita ormai mutata, dagli anni, dall'esperienza, dall'inevitabile adeguamento alla sua assenza. A poco si dileguava. Così, con lo scorrere dei giorni, ho represso sistematicamente il desiderio di riaccoglierlo, trincerandomi dietro la convinzione che non ci fosse spazio per un ricongiungimento. Tempo arido quello, con un orizzonte piccolo schiacciato dal risentimento. Un risentimento durato 20 anni, custodito, al sicuro. Tra labbra strette e denti serrati che non mollavano la presa su una rabbia troppo viva. La sciolsi la sera in cui mio padre divenne pagina saldandosi a me, contendendomi alla rabbia, a riserve d'odio e senso di colpa, restituendomi all'amore di chi aveva lottato per sfamare chi invece era restato. Ma sulla ferocia di questa lotta le parole perdono senso, così come ogni possibile espediente narrativo. Ci misi molto tempo a pensare a mio padre come a un uomo libero. Certamente lo fu nella morte. Fu lui a consegnarmi tutto il peso della sua età, barattandolo con una nuova forma di libertà. Gliela cucii addosso, la sua libertà, quando sbarazzai il ricordo da ogni orpello, da ogni scampolo di finzione, con cui cercai inizialmente di vestirlo. Solo allora prese forma la sua voce, oltre il silenzio, la voce flebile, da Codamera Pasquela. Thank you.
Lei mi aveva sorpreso, nascosto in quel bugigattolo dietro la campina. In fondo, mi dicevo, quante volte avevo cercato di attirare la sua attenzione, nonostante la paura di Cenzo, nonostante non volessi causarle problemi con lui. Per questo fuggivo, mi dileguavo nell'ombra e restavo lì. La spiavo, la aspettavo. E conoscevo i suoi movimenti più di quanto fossi cosciente dei miei. Dentro di me speravo che, prima o poi, un giorno, lei sarebbe stata più veloce di me e avrebbe scoperto chi era l'ombra goffa. L'avrebbe sorpresa a mettere ordine alla sua vita, a decifrare i suoi appunti, a integrare i suoi diari con la sua cultura, a impreziosire la sua vita già di per sé preziosa, ma che lei stessa desiderava perfetta, inoppugnabile, descritta in maniera certosina fin nei minimi dettagli. Ed è così che era andata, mi dicevo. Finalmente Anna si era accorta di me. Nella mia fantasia Rosco mi era venuto dietro e mi aveva immobilizzato. Anna gli aveva ordinato di stare a cuccia, di lasciar stare la sua ombra goffa. Così la chiamava quella presenza, povera figlia. Ed era corsa ad abbracciarmi quando si accorse che ero solo Rabi. Mi sembra di sentire ancora la sua voce, la forza della sua stretta, le braccia magre, le mani piccole. Dopo quell'abbraccio mi aveva fatto entrare nella hall e avevamo visto un film alla TV, come ai vecchi tempi. Le avevo raccontato le ultime vicende del Museo dell'Opera del Duomo, la sua riapertura, di come ero riuscito a procurarmi un biglietto per assistere all'inaugurazione. Prima di andare mi aveva parlato del suo diario, che in realtà io conoscevo già, e quasi a memoria, ma non lo diedi a vedere. E poi mi aveva mostrato la sua postazione di lavoro, i dizionari, internet, la cartina e il taccuino degli appunti di Jena, quello con i suoi, scritti senza criterio e in maniera sconclusionata fin da quando si trovava a Stornarella, in una lingua che era un misto tra il rumeno e l'italiano mezzo rabberciato. Infine, col sorriso raggiante, mi porse il manoscritto che stava ricopiando. Erano giorni che copiava e ricopiava, diceva. Era convinta che fosse lei a farlo. Nel delirio degli ultimi giorni di reclusione, quando all'ombra goffa si erano aggiunte altre terribili visioni, riteneva plausibile qualunque strampaleria, compreso il ricomporsi dei suoi diari in quella maniera pressoché perfetta. Si era convinta che fosse realmente lei a sistemare gli appunti, a correggere quelli vecchi e a riscriverli. L'ombra goffa era dentro di sé, diceva. Le dava suggerimenti, approfondiva gli aspetti più disparati. Era una specie di angelo che, servendosi della sua mano, segnava in rosso le parole sbagliate e le riportava sul quaderno sostituendole con quelle corrette. Parole nuove che nei mesi Hana aveva fatto sue, riusciva a riconoscersi nei minimi dettagli lei, ed era contenta.
Io lì non me la sentii di confessarle la verità. Quella restava la sua vita, pensavo. E poco cambiava se a disporre con pazienza le parole sul nuovo quaderno fosse stata lei, l'ombra goffa, o un povero vecchio portiere di notte. Me lo regalò prima di andare via, il quaderno, ormai padrona di ogni mia parola, e finalmente padrona della sua vita, finalmente capace di definirla tale. E così che era andata. Ne ero convinto. Hana era scappata dopo aver messo in salvo la sua vita nel nascondiglio della campina. L'ombra goffa era rimasta sola. Quell'illusione mi portava le lacrime. Dopo la sera della torcia umana, l'ho riletto ancora una volta il suo diario, per intero, così come l'aveva riscritto nei giorni che seguirono la mia cacciata dal Danubio. L'ho riletto come se fosse la prima volta, con lo stupore di chi, pur nella sofferenza di tanto dolore, ritrovi la forza di chi con la forza rivendicava la pace, l'amore di chi rivendicava l'amore, la vita di chi rivendicava la vita. È leggendo che sono arrivato a ricordare l'ultima notte, la benzina, le fiamme, la voce stridente di quelle cornacchie. Ma neanche questo mi ha tolto la pace. Hana mi ha dato un motivo per restare, per non soccombere al senso di colpa, un motivo per vivere gli anni che mi mancano senza il rimorso di non essere stato in grado di aiutarla, di portarla via da quell'inferno, anziché limitarmi a riscrivere in segreto la sua vita. Ma questo, mi dico, era ciò che voleva. Non c'è dono più grande della testimonianza. E questa è la cosa preziosa, un regalo grande quanto la vita in sé. Mi è stato sufficiente ricostruire le pagine mancanti di cui i miei occhi sono stati testimoni dall'ombra invisibile del mio rifugio, per mettere fine a questa storia come voleva lei. Hana non ha avuto il tempo di denunciare, come tante donne consumate da quello che non è amore, ma paura e solitudine. Io l'ho fatto al suo posto, superando il terrore che mi fa tornare bambino davanti a una divisa. Ho fatto sì che la versione dell'incidente fosse rivista dagli inquirenti e che lo andassero a cercare Cenzo. Ho consegnato il quaderno alla polizia. Sia i suoi diari che la mia ricostruzione. Ed è finito tutto, anche Cenzo. Gli agenti dicono che si è ammazzato, altri che Marian ha fatto giustizia. Fatto è che l'hanno trovato morto. Hana, invece, adesso vivrà. Si è spento stamane il suo ultimo respiro, ma nella parola, inseguita, strappata coi denti a una morte certa, scritta, salvata e offerta in sacrificio, Hana Macarena adesso vivrà.